Che cos'è un'auto intelligente? Quella macchina è in grado di dare tanto senza ricorrere per forza a degli effetti speciali, e cioè con un'impostazione che il marchio Skoda ricerca per tutti i suoi modelli, quella tipica delle auto di sostanza. Sarà così anche per la nuova Skoda Fabia? Scopriamolo insieme in questo perché comprarla e perché no. Prima però mi raccomando, iscrivetevi al canale e cliccate sulla campanellina per non perdervi nessuno dei nostri video. Fuori com'è? Linee più decise, sicure e sofisticate. La nuova Fabia si rivoluziona fuori senza sconvolgere, mostrando in maniera chiara una evidente maturità stilistica. La verniciatura bitono, una tradizione per Skoda, evidenzia ancora di più volumi equilibrati anche nelle proporzioni, su dimensioni che ora si fanno più importanti. La Fabia guadagna infatti 11 cm in lunghezza. La calandra è stata completamente ridisegnata, è più grande e bassa rispetto al passato e accompagnata dai fari a LED con firma luminosa e sovrastata da un cofano che scende ancora più affilato, con la doppia nervatura centrale che sembra aver scavato un canale. Un design che ha portato comunque ad un CX di 0,28, figlio anche di una cura certosina su alcuni dettagli interessanti, lo spoiler posteriore che prolunga il profilo del tetto ad esempio, oppure la forma dei paraurti a coda d'anatra, senza dimenticare anche le prese d'aria attive. Anche il profilo si mostra più muscoloso, con la linea superiore che collega luci anteriori e posteriori. I cerchi sono carenati, con superfici che ricordano le palline da golf, soluzione questa che permette, anche qui, di ridurre la resistenza dell'aria. E dentro? L'obiettivo è chiaro, crescere fuori certo, ma migliorare l'abitabilità dentro. Il bagagliaio poi è al vertice della categoria. La capacità di carico è di 380 litri che possono diventare 1190 con i sedili abbattuti, un bagagliaio con forme ordinate e regolari. C'è un gradino anche abbastanza evidente, ma non scomodo per caricare bagagli o buste della spesa eventuali. Presenti anche tutti quei dettagli che fanno di Skoda un riferimento. Oltre ai classici ganci e alla luce di cortesia, ecco quindi un secchiello, una slitta a scorrimento che permette di ricavare uno spazio definito, il telo flessibile, la rete ed anche il tappetino double face. Manca nella versione in prova il piano regolabile che permetterebbe di evitare il gradino che si forma una volta abbattuti i sedili in conformazione 40-60. L'ingresso a bordo è comodo ed una volta seduti sui sedili posteriori si ha spazio per la testa, così come per le ginocchia e per le gambe. Si sta decisamente comodi, ma tenete da conto la mia altezza di circa 1,70 m. La seduta centrale è però influenzata dal gradino dove alloggia la trasmissione e dove Skoda ha voluto inserire, ingegnosamente va detto, un jumbo box. Presenti bocchette da reazione al posteriore e tasche di profondità differente dietro i sedili anteriori. È fatta bene? È più importante la forma o la sostanza? Prima le Skoda si sceglievano principalmente per quest'ultima, ma da tempo non è più vero e la nuova Fabia conferma in pieno il nuovo corso, senza dimenticare però la sua naturale vocazione alla praticità. In parole più semplici, sì, è fatta bene. E non solo per le tante soluzioni che hanno reso famosa la casa cieca, come l'ombrello all'interno della portiera del guidatore, il già citato jumbo box, il raschietto per il ghiaccio con anche il misuratore del livello degli intagli del battistrada all'interno dello sportellino della benzina, il tappo ad imbuto per l'acqua dei tergicristalli o una piccola pattumiera per i rifiuti nella tasca dell'internoporta, ma anche per la qualità della plancia e dei materiali. Superfici lucide e metalliche sono di buona fattura, così come gli assemblaggi. La striscia luminosa ed il tessuto cucito a vista poi impreziosiscono l'ambiente che offre anche ulteriori soluzioni. È presente un cassettino sulla sinistra, al di sotto della corona del volante, peccato solo non sia rivestito. Il cassetto portaoggetti lato passeggero è capiente e ben ammortizzato. In tema di cura per il dettaglio, da segnalare anche il logo Fabia in bella vista sul cruscotto. Il tunnel centrale sotto il clima mostra un alloggio per la carica a induzione proprio davanti alla leva del cambio, un fermo per le carte, una piccola fascetta per la penna e due prese USB-C illuminate. A seguire due piccoli alloggi per bottigliette d'acqua sotto un bracciolo comodo, ma sprovvisto di slitta, all'interno del quale c'è un piccolo pozzetto ed una presa da 12 volt. L'interno porta ha qualche plastica più rigida al tatto, ma nel complesso anche la conformazione di maniglie e braccioli è gradevole. Come funziona l'infotainment? Il sistema Amundsen ha uno schermo da 9,2 pollici, costa 950 euro, ma è tra i più completi. Ha la sua SIM, si aggiorna gratuitamente per un anno e la navigazione gira su disco allo stato solido. Buona è la definizione e la grafica, intuitiva la logica di utilizzo. Anche la fluidità non delude, mentre è davvero efficace l'integrazione wireless con Android Auto e Apple CarPlay.
Lo schermo è ben posizionato, senza interferire con la visibilità, non troppo in alto per le mani e alla stessa altezza della strumentazione. Si possono selezionare 5 diverse visualizzazioni e per non essere scontati, eppure in questo caso, tra le tante indicazioni ci sono anche quella della temperatura dell'olio e quella della potenza in kilowatt erogata dal motore. Rimangono le manopole e i pulsanti per la climatizzazione bizona. Sul volante però ci vorrebbero i comandi per il telefono e magari anche quelli del cruise control adattivo. Invece questi sono presenti sulla levetta dietro al volante, mentre sulla razza destra c'è solo il pulsante per attivare la guida assistita e quello per tenere sotto controllo tutte le funzioni di sicurezza. Se ho dei bambini? Il nostro seggiolino entra comodamente a bordo grazie al già citato giroporta, ma anche all'altezza dei sedili. Gli attacchi Isofix sono pratici, senza cappucci o fessure da aprire, presenti anche sul sedile anteriore del passeggero. I cristalli posteriori si abbassano completamente, tenetene da conto. Il passeggino entra agevolmente nel nostro bagagliaio, sia in posizione costretta verticale che più comodamente in orizzontale. Com'è da guidare? La posizione di guida è facilmente regolabile sia per il volante che per il sedile e questo permette di trovare facilmente una triangolazione ideale. Presente anche il supporto lombare, elementi questi che confermano ancora di più la maturità di un'auto pensata fin dal principio per la città. Sto guidando il 1003 cilindri turbo da 95 cavalli e sottolineo turbo perché nella gamma è presente anche la versione aspirata. È un motore che con la sovralimentazione gira bene tra i 1500 e i 3600 giri per minuto. Al minimo e nelle riprese con l'acceleratore molto premuto si avverte qualche vibrazione di troppo. Per il resto però l'erogazione della coppia di 175 newton per metro avviene sempre in maniera molto fluida e senza strappi. È un motore questo 3 cilindri con una iniezione diretta a 350 bar e con una turbina a geometria variabile che può lavorare a ciclo Miller, che gestisce quindi le valvole di aspirazione in maniera tale da impegnare meno il motore e migliorare l'efficienza. Per lo 0-100 servono 10,6 secondi, la velocità massima è di 195 km/h. Il cambio è a 5 rapporti, ma una sesta d'appoggio ci sarebbe stata bene. Questo per avere una diversa rapportatura che avrebbe potuto aiutare in salita oppure in una sequenza veloce di curve strette. In questi casi, infatti, se si rimane in terza si rischia di rimanere un pochino sotto coppia, mentre al contrario in seconda si rischia di rimanere strozzati. Nessun problema per quanto riguarda invece la manovrabilità, perché gli innesti sono davvero ben precisi ed anche lo stacco della frizione è facile da percepire. L'ambiente preferito della Fabia rimane comunque quello urbano. Le sospensioni, davanti un McPherson e dietro un ponte torcente, riescono a copiare bene l'asfalto, anche se diventano un po' secche sui tombini. Dinamicamente quindi la Fabia punta al comfort con un rollio abbastanza pronunciato che si trasforma in leggero sottosterzo in fase di ingresso di curva, ma in fase di scorrimento tiene bene la traiettoria rimanendo anche composta. Buono anche il feeling con i freni sempre presenti quando vengono tirati in ballo ed anche con un buon mordente. Il tutto coadiuvato anche da una buona visibilità. I montanti infatti non disturbano, la linea di cintura è regolare ed anche il lunotto è sufficientemente ampio. Buona anche l'insonorizzazione e la silenziosità di marcia. Lo sterzo è più comodo che comunicativo. È piuttosto leggero anche se comunque lineare e preciso, anche se l'avrei preferito un po' meno demoltiplicato. Quanto consuma? La Fabia brilla più a velocità costante che in città. In autostrada si raggiungono facilmente 17 km con un litro, mentre sulle statali e in tangenziale è facile arrivare a più di 20. Nel traffico le medie sono di 13 km con un litro. La media generale si aggira tra i 16 e i 17 km con un litro, ma variano sensibilmente in base al percorso e al livello di carico. E la sicurezza? La Fabia di quarta generazione non è ancora stata valutata dagli organi Euro NCAP, ma c'è da dire che le valutazioni ricevute dalle cugine di piattaforma hanno sempre dato ottimi risultati. Nell'attesa vediamo cosa offre. Di serie i 6 airbag canonici, con quelli a tendina però solo all'anteriore, al posteriore sono infatti optional. C'è la frenata di emergenza che vede auto, ciclisti e pedoni, il monitoraggio della stanchezza e il mantenimento della corsia.
Con il Travel Assist, che ha un prezzo però di 740 euro, si ha a disposizione la guida assistita di livello 2. Dunque il regolatore adattivo della velocità in relazione ai segnali stradali, il sensore dell'angolo cieco e il mantenimento attivo della corsia. Ci sono anche i sensori di parcheggio di serie al posteriore, mentre optional all'anteriore con un costo di 300 euro. Per chi vuole c'è la telecamera a disposizione, ma serve acquistare anche il pacchetto con i sensori per la pioggia e crepuscolari. Buono nel suo complesso il lavoro degli ADAS, con un feedback che arriva tramite vibrazione sul volante oppure tramite avvisi visivi e sonori. Quanto costa? La nuova Skoda Fabia ha un prezzo di partenza di 16.900 euro. La versione Style da 95 cavalli ha un costo iniziale di 19.800 euro, ma con gli optional presenti si arriva a 24.400 euro. Se ci si accontenta di un equipaggio più parco e di meno cavalli, ci sono l'allestimento Ambition e il 1000 aspirato da 65 o 80 cavalli. Per avere maggiori prestazioni e la possibilità di avere il cambio automatico, bisogna però prendere la versione da 110 cavalli. Accessori consigliati? L'allestimento Style è quello più ricco, tuttavia non è del tutto completo. In ambito urbano la scelta ricade sui sensori di parcheggio anteriori con l'assistente, costano 350 euro. Per la telecamera posteriore bisogna prendere invece un pacchetto da 540 euro che comprende il sensore pioggia e quello crepuscolare come detto prima. Se invece si viaggia preferibilmente fuori dalle mura, consigliamo il pacchetto che non comprende la telecamera, ma gli abbaglianti automatici molto utili di notte. Per non dover usare la chiave anche per entrare ed uscire, avere le due prese USB-C posteriori e un anno di servizi in remoto, occorrono ulteriori 280 euro. Difetti? Un bracciolo regolabile sarebbe stato apprezzato per chi guida, talvolta risulta un po' troppo arretrato. I comandi del cruise control posizionati sul volante piuttosto che sul comando a leva dietro la corona sarebbero stati più intuitivi. La plastica dei rivestimenti degli interni porta è di qualità inferiore rispetto alla qualità percepita a 360 gradi. Il cambio DSG non è presente per questa versione, ma solo su quella da 110 cavalli. Peccato. Il tunnel centrale nel sedile posteriore è molto ingombrante. Quali sono le alternative? Di auto paragonabili alla Skoda Fabia ce ne sono diverse, considerando anche i modelli elettrificati. Partiamo però dalle cugine di piattaforma Volkswagen, dunque la Polo e la Seat Ibiza, con cui la Fabia condivide le dotazioni tecniche, differenziandosi però per allestimenti e conseguentemente anche prezzo. Valutate anche la Peugeot 208 e l'Opel Corsa, entrambe nelle motorizzazioni a tre cilindri. Guardando poi alle mild hybrid, uno sguardo è d'obbligo per la Fiesta da un lato e per la Hyundai i20 dall'altro, mentre se volessimo aumentare il livello di elettrificazione e puntare quindi alle full hybrid, le due papabili sono Toyota Yaris da un lato e Renault Clio dall'altro. Attenzione però per quanto riguarda le full hybrid alla differenza di potenza, certo, ma anche di prezzo. La Skoda Fabia si evolve con uno stile dalla personalità più spiccata, un ambiente a bordo più confortevole, qualitativamente superiore e con il giusto apporto di tecnologia. Il tutto senza dimenticare equilibrio dinamico su strada, consumi contenuti, abitabilità e capacità di carico. Elementi che, insieme alle oramai ingegnose e pratiche soluzioni di dettaglio, confermano come questa quarta generazione non sia più un'auto solamente intelligente, ma anche matura.